La Vastese non si ferma più, seconda vittoria consecutiva nel segno di Francesco Esposito e Ribeiro Dos Santos. All'Aragona l'Olimpia Agnonese ci ha provato, avrebbe meritato anche un punto, ma questa volta l'intera posta in palio è rimasta all'Aragona. Al pronti via subito, sfida elettrizzante, dopo due minuti vantaggio di Francesco Esposito, bravo a toccare un pallone concluso da Alonzi, ma immediata la risposta di Acosta dopo la sgroppata sulla destra dell'ex di turno Conè. Nel primo tempo tanta Agnonese, potrebbero arrivare altri gol, ma si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo i molisani provano a spingere ancora, ma dopo un'ora di gioco ci pensa Ribeiro Dos Santos a firmare il nuovo vantaggio. La Vastese chiude 2-1 e porta 3 punti a casa pesantissimi. Abbiamo creato un ottimo gruppo, e un gruppo che sa giocare, sa soffrire, è molto responsabile, e questo è il risultato di queste ultime settimane. Al di là dei risultati, perché poi non è sempre facile vincere, però le prestazioni sono sempre state di buon livello e a tratti anche di alto livello. Sesto posto, 22 punti, playoff sempre più vicini, e questa è la strada giusta? Sì, la strada, ve l'ho detto circa un mese e mezzo fa, quali erano le condizioni per poter fare un lavoro di un certo livello, e ci siamo arrivati, ora bisogna mantenerle, che è ancora più difficile, e è compito mio tenere alta la concentrazione da parte di tutti, nel quotidiano, nel settimanale, nella preparazione alla gara, nell'equilibrio di spogliatoio, nell'equilibrio di allenamento, nel preparare la partita e poi nell'andarla a giocare nelle migliori condizioni. Ci aspettano 3 partite sulla carta difficili, però sappiamo anche che con questo spirito abbiamo molte più chance di poter ottenere il massimo. Ma io a fine partita ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché sono orgoglioso di loro e della partita che hanno fatto oggi, perché forse il pareggio ci stava anche stretto. Il primo tempo penso poteva finire bellissimamente 4-5-1, tra occasioni da portiere, traverse. Abbiamo concesso solo errori nostri, disattenzioni. Il primo tempo penso che meritava molto molto di più. Il secondo tempo abbiamo 10 minuti di flessione, penso ci sia anche normale venire a Vasto contro una squadra attrezzata e soffrire un minimo di 10 minuti. Abbiamo preso gol, ci siamo rimessi in moto, abbiamo reagito, abbiamo dato 4-5 palle gol gli ultimi 20 minuti, quindi non so sinceramente cosa rimproverare i miei ragazzi.